prima uscita stagionale per il nuovo sitelo di mister Giovanni Stroppa, che a stanghe di Racines di fronte a 1500 spettatori per un prevedibile tutto esaurito, si misura in un amichevole di lusso contro l'Hellas Verona. Sono gli scaligeri in tenuto giallo fosforescente a fare evidentemente la partita, rompendo l'indugi iniziale al decimo sul lancio verticale di Bianchetti per Toni, che con un docile pallonetto supera Koser e deposita il pallone in rete, ma il gol viene annullato per posizione di fuorigioco dello stesso Toni. Il Sutro non vuole fare solo lo sparring partner e al tredicesimo Kirilov si libera al tiro, ma il suo destro, potente, si perde alto. Gioca a testa alta la formazione di Stroppa e al diciassettesimo Maritato ruba palla a Greco per poi vedersi ribattuto il tiro. A seguire ci prova anche Furlan, ma la palla si perde abbondantemente a lato. Buona la fase difensiva dei biancorossi, ma la mezz'ora Alfredson apre a sinistra per Gomez, il cui tiro a giro non lascia scampo a Koser per il vantaggio giallo-blu. Prova ad imitarlo Tulli tre minuti più tardi, ma il suo destro a rientrare esce di poco. Altro giro di lancetta e Toni in buca in area per Gomez, che con un esterno destro al volo concede il bis, segnando il 2-0 per il Verona parziale, con il quale le due squadre vanno negli spogliatoi. Si riparte dopo la prevedibile girandola di cambi nell'intervallo, col Verona che cala il tris al settimo quando Toni ruba palla a Mladen per poi servire a centro area a Romulo, il quale lascia a Jankovic la soddisfazione di timbrare la terza rete. Il Sutro continua a proporsi efficacemente in avanti al ventesimo su passaggio di Cremonini e velo di Spagnoli. Il destro di Girasole impegna severamente Gollini. Al ventitreesimo entra nel Verona il meranese Lanner, quando però la partita è già ai titoli di coda, eccezion fatta per la parte alta della traversa, colpita da Chicchin. Finisce 3-0 per l'Hellas Verona col Sutro che ha destato una prima buonissima impressione. Il secondo test match estivo per i biancorossi è in programma mercoledì al Combi di Merano, contro un'altra squadra di Serie A, ovvero il Sassuolo.